Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, 27 maggio 1922, volume 14. Luisa scrive: stavo pensando tra me, se è così grande un atto fatto nel tuo volere, quanti ahimè me ne faccio sfuggire? Ed il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, c'è l'atto preventivo e l'atto attuale. Il preventivo è quello quando l'anima, dal primo sorgere del giorno, fissa la sua volontà nella mia e si decide e si conferma di voler vivere ed operare solo nel mio volere. Previene tutti i suoi atti e li fa scorrere tutti nel mio volere. Con la volontà preventiva il mio sole sorge, la mia vita resta duplicata in tutti i suoi atti, come dentro di un solo atto attuale. Però l'atto preventivo può essere ombrato, oscurato dai modi umani, dalla volontà propria, dalla stima,
dalla trascuratezza e da altro, che sono come nubi innanzi al sole che rendono meno vivida la sua luce sulla faccia della terra. Invece l'atto attuale non è soggetto a nubi, ma ha virtù di diradare le nubi se ci sono e fa sorgere tanti altri soli in cui resta duplicata la mia vita, con tale vivezza di luce e calore da formare altrettanti nuovi soli, l'uno più bello dell'altro. Però tutti e due sono necessari. Il preventivo dà la mano, dispone e forma il piano all'attuale. L'attuale conserva ed allarga il piano del preventivo. Per entrare ora, volume 12, 16 febbraio 1921. Per entrare nel mio volere non ci sono né vie, né porte, né chiavi, perché il mio volere si trova dappertutto, scorre sotto i piedi, a destra e a sinistra, sopra il capo e ovunque. La creatura non deve fare altro che togliere la pietruzza della sua volontà, che adonta, che sta nel mio volere, non prende parte né gode dei suoi effetti, rendendosi come estranea al mio volere. Perché la pietruzza della sua volontà impedisce, come all'acqua, di scorrere nel lido per correre altrove, perché le pietre glielo impediscono. Ma se l'anima toglie la pietruzza della sua volontà, nel medesimo istante lei scorre in me ed io in lei. Trova tutti i miei beni a sua disposizione, luce, forza, aiuto, ciò che vuole. Ecco perché non ci sono vie né porte né chiavi, basta che si voglia e tutto è fatto. Il mio volere prende l'impegno di tutto e di darle ciò che le manca e la fa spaziare nei confini interminabili della mia volontà. Bene, questa meditazione è molto importante perché questi scritti sono, diciamo, fondamentali, fondativi. Perché contengono due insegnamenti fondamentali per imparare a vivere nella divina volontà e ad unire tutte le nostre azioni, volontarie, involontarie, consce e inconsce, alla divina volontà, che sono appunto l'atto preventivo e l'atto attuale. L'atto preventivo è un testo scritto che si trova, scritto, quindi è facilmente consultabile. Nei testi, insomma, di preghiera sulla divina volontà, e dovrei anche averlo messo in giro, ed è un atto che appunto serve, come Gesù spiegava all'inizio della giornata, a porre preventivamente tutte le nostre azioni nel divin volere, in modo tale che, facendole scorrere nella divina volontà, esse possano essere tutte compiute in stato di unione con lei e quindi beneficiarne degli effetti immensi, beneficiare degli effetti immensi che produce ogni atto compiuto nel divin volere. Sappiamo che ogni atto compiuto nel divin volere partecipa della triplice intenzione di Gesù Cristo, quindi gloria di Dio, salvezza delle anime, riparazione dei peccati, e è un atto divino, godendo quindi degli attributi divini, dell'immensità, dell'eternità e dell'infinitezza. E quindi procura un'immensa gloria a Dio, ha un'immensa forza riparatrice dei peccati, ha un'immensa capacità di attrarre la grazia della conversione sui peccatori, e al tempo stesso ha un'efficacia santificante per chi lo compie straordinaria, immensa, perché porta la vita divina dentro di noi. Questo atto, ripeto, comincia con queste parole: io ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Questa è la premessa, che è una formula, diciamo, che si usa nella divina volontà se si crede ogni volta che si inizia una preghiera, no? E poi comincia l'atto preventivo in senso stretto. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà ad abbracciare in me tutto quello che vuoi che oggi io faccia. Che tutto sia nella tua divina volontà per darti il ricambio di amore, adorazione e di gloria, come se tutte le creature, aprendo gli occhi, ti avessero dato questo contraccambio completo. Ricordiamo sempre che agire nella divina volontà significa portare anche a Dio, nella divina volontà, l'operato di tutte quante le creature a cui nella divina volontà è possibile rimanere uniti. E quindi dare questa grandissima gloria e questa grandissima riparazione al Padre, no? Quindi. Poi, Gesù, ti amo con la tua volontà, e qui cominciano una serie di atti. Viene divina volontà pensare nella mia mente. Quindi, con questo gesto si chiama la divina volontà in tutti i nostri pensieri. Viene
Vieni divina volontà a guardare nei miei occhi. Con questo gesto si chiama la divina volontà negli occhi e nei nostri sguardi. Vieni divina volontà ad ascoltare nelle mie orecchie. Vieni divina volontà a parlare nella mia voce. Vieni divina volontà a respirare nel mio respiro. Qui cominciano gli atti inconsapevoli. Vieni divina volontà a palpitare nel mio cuore. Vieni divina volontà a muoverti nel mio moto. Vieni divina volontà a camminare nei miei passi per andare in cerca di tutte le creature e chiamarle a te. Poi abbiamo lo scrivere, il leggere e le opere. Vieni divina volontà nel mio scrivere, scrivi la tua legge nell'anima mia. Vieni divina volontà nel mio leggere ed imprimi le tue verità come vita nel mio cuore. Vieni divina volontà ad operare nelle mie mani. Poi abbiamo le sofferenze e le offerte. Vieni divina volontà a soffrire nel mio soffrire e la mia anima unita con la tua volontà sia il crocifisso vivente immolato per la gloria del Padre. Vieni divina volontà ad offrire nel mio offrire perché tutto in me chieda del Padre la gloria e la santificazione delle anime. Poi risultiamo con la tua volontà. Poi vieni divina volontà ad adorare in me e poiché la tua volontà moltiplica gli atti all'infinito, così intendo darti soddisfazione come se tutti partecipassero alla Santa Messa nella tua divina volontà ed intendo dare a tutti il frutto del santo sacrificio ed impetrare per tutti la salvezza e la santificazione nel divino volere. Infine la conclusione, Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà in questa comunione mia con te. Vieni perché io intendo non solo donarti all'anima mia, vedete, ma a tutte le anime che non ti ricevono per riparare i nostri peccati e dare gloria al Padre. Quindi è una preghiera stupenda, un atto bellissimo, che quindi attira la divina volontà nelle nostre, in tutto il nostro vivere, ripeto, consapevole ed inconsapevole, pensieri, parole, opere, sguardi, udito, letture, scritture, lavoro. Occupazioni comuni e atti inconsapevoli, respiro, camminare, battito cardiaco, circolazione del sangue, eccetera. Dopo dirò alcune cose. È evidente, come Gesù stesso spiega, quindi allora, perché questa cosa si faccia? Gesù dice che non ci vuole tutto quanto questo granché, occorre togliere la pietruzza del proprio volere. Quindi entrare nel regno della divina volontà, come sappiamo, è innanzitutto una scelta che però richiede delle conoscenze, d'accordo? Conoscenze non solo di queste verità che servono un pochino a fornirci lo strumentario, no? Quindi a darci gli strumenti un pochino tecnici per entrare in questo mondo, mi si perdoni insomma il termine, ma non ne trovo. Altri per far capire un po' questo concetto, no? Però qui dobbiamo capire bene cosa significa togliere la pietruzza della propria volontà. Perché questa impedisce di entrare nel regno della divina volontà, impedisce all'acqua divina di scorrere nel lido dell'anima. Ecco. E bisogna comprendere bene cosa vuol dire Gesù dicendo basta voglia, basta che si voglia tutto è fatto. Adesso farò alcuni esempi che renderanno subito chiaro insomma, questo concetto, no? Prima di farli, una parola sull'atto attuale. L'atto attuale è quel gesto della nostra volontà, che è un'invocazione generalmente, con cui si rinnovano gli effetti dell'atto preventivo. Per esempio, durante la giornata posso dire, sarebbe cosa buona però da farlo, vieni divina volontà nel mio respirare. Magari per un attimo mi sto accorgendo che sto respirando e posso fare questa cosa. Mentre cammino posso dire vieni divina volontà nel mio camminare. Prima di fare la meditazione posso dire vieni divina volontà nel mio meditare, nel mio parlare. In ogni cosa, no? Ecco, anche l'atto di fusione, che è un atto importantissimo, è un atto di fatto attuale. Anche qui c'è un atto di fusione in senso stretto. E poi per fondersi con la divina volontà basta dire, insomma, si può cominciare col dire vieni divina volontà, fonditi in me, fondo il mio intelletto nel tuo, fondo la mia volontà nella tua, fondo la mia mano nella tua, o divina volontà, eccetera, no? È chiaro che questi atti, come Gesù spiega molto bene, rinnovano gli effetti del preventivo e soprattutto ci aiutano a distaccarci dal nostro volere. Quindi dalla volontà propria di Gesù, dai modi umani, che adesso ci sarebbe da parlarci 4 ore, dalla stima, dalla trascuratezza ed altro, che sono nubi che si innalzano. Allora,
Il compimento di questi atti evidentemente è fondamentale, come certamente vedremo in altre meditazioni. L'atto preventivo e l'atto attuale, l'atto di fusione e la rinnovazione della fusione nella divina volontà, unitamente ai giri nel fiat creante, nel fiat redimente, soprattutto con le ore della passione, sono un po' e anche poi tutti quanti i modi con cui noi poniamo il nostro ti amo dovunque e adoriamo Dio nelle cose che succedono e ripariamo per i peccati altrui, vediamo fare una cosa brutta. E diciamo, senza anziché brontolare, lamentarci, Gesù ti amo con la tua volontà e metto il mio ti amo sulle labbra di questa persona che mi ha dato un insulto. Ecco, questi sono tutti quanti esercizi fondamentalissimi, santificantissimi e da imparare. E gli effetti che producono sono davvero straordinari. Purché, ecco qui, il purché ci sia nell'anima un impegno serio, il mio volere prendere impegno di tutto ciò che le manca, purché ci sia l'impegno dell'anima. Cioè, l'impegno dell'anima è a non soltanto nel compimento ascetico, uno sforzo dell'attenzione del compimento di questi esercizi, ma è cominciare a vivere in maniera divina e soprannaturale per quanto sta in lei e per quanto comprende. Questo lo dico perché tra purtroppo le tentazioni e le cose che non funzionano in alcune anime che vivono in questo, che vivono, che si illudono di vivere in questo mondo, c'è questo, il pensare, ecco, che faccio l'atto preventivo, qualche atto attuale, comincio a dire vieni di una volontà nel mio mangiare, nel mio bere, nel mio camminare, ecco. E sono diventato cittadino del divin volere, sono diventato non so che cosa, vivo nel regno della divina volontà, e a volte queste cose vengono anche, come dire, vissute da qualche animo con una certa superbia e supponenza, e purtroppo a volte con qualche punta anche, ho avuto modo di constatarlo, di fanatismo, che non ha niente di soprannaturale, che tra l'altro fa un pessimo servizio al regno della divina volontà, perché le persone che abbiano un minimo di raziocinio e di intelligenza, cosa che non dobbiamo mai vendere e svendere, perché il nostro Signore non ci ha mai detto di svenderlo, vedendo i comportamenti oggettivi di qualche anima illusa di vivere nella divina volontà, ma che non ci vive e che pensa che fare quattro atti di attuali sia già aver chiuso la questione, e fa problemi. Ecco, io posso dire, insomma, la mia esperienza personale, che siccome qualcuno comincia ad accorgersi che io parlo un pochettino, sto facendo delle catechesi, sto cercando di introdurre anche in maniera sistematica attraverso delle catechesi alla conoscenza di questo mondo, è però qualcuno già che ha avuto esperienze di questo genere. E per la verità anche a me è capitata qualche situazione di questo genere, scrive scandalizzato, come dire, oppure con molte perplessità, no? Diceva che cos'è? Cioè, la tentazione dell'essere umano è sempre quello di andare a cercare la formula, perdonatemi, magica, d'accordo? Allora, c'è chi la cerca nelle esperienze un po' mistico, soprannaturali o nei gruppi, diciamo così, un po' carismatici o cose di questo genere. Non voglio con questo assolutamente criticare niente e nessuno. Io sto segnalando un problema di disposizione interiore, d'accordo? Chi va a 100.000 di pellegrinaggi, chi va da un prete e dice: ma c'ho questo problema, che devo fare? D'accordo? Che devo fare, nel senso, mi devi dare la soluzione immediata, d'accordo? Mi dici la formuletta magica con cui si risolvono tutti quanti i problemi. La vita interiore non è così, capite? Allora, io potrei dire vieni divina volontà nel mio chiacchierare o nel mio sparlare di tizio, di caio, di disemprone, evidentemente no, no? Allora, se io faccio l'atto preventivo dove dico vieni divina volontà nel mio parlare e poi durante la giornata, anche magari rinnovando con qualche atto attuale, però sparlo delle persone, ma la divina volontà, scusate, si unisce a un atto del genere? Evidentemente no, no? Se io dico vieni di lontano nel mio guardare e poi non controllo i miei sguardi, guardo male le persone, le guardo incagnesco, d'accordo? Oppure guardo ciò che non si deve, ciò che non si può. Ma vi pare che la divina volontà è venuta nel mio guardare?
D'accordo? O se ho, viene divina volontà nel mio ascoltare, ecco, e mi metto a curiosare negli affari degli altri, mi metto a indagare su quello che fanno, a carpire informazioni per curiosità o per altri fini. Ma io dico, vi pare che la divina volontà viene ad unirsi a questi atti qui? Allora, vivere nella divina volontà, non dimentichiamo mai, c'è un passo di Luisa, l'abbiamo visto quest'estate. O meglio, in altre meditazioni precedenti, dove dice, attenzione, vivere nella divina volontà è oltre, è più che fare la divina volontà, ma è evidentissimo che fare la divina volontà ne costituisce la piattaforma di base, d'accordo? Ecco, quindi io non posso fare 3.000 atti attuali e poi schiacchierare del prossimo, d'accordo? Non posso fare 3.000 atti attuali ed essere un superbo, un arrogante, un presuntuoso, d'accordo? Grossolano, d'accordo? Non posso fare 3.000 atti attuali e guardare malamente a destra e a manca. Non posso dire viene di volontà nel mio pensiero e stare tutto il giorno a pensare male del prossimo, a criticare, a giudicare o peggio, a sentirmi, ah, io sto nella divina volontà, invece questi poveracci, questi poveri imbecilli che non capiscono niente. Cioè, capite? Allora bisogna fare attenzione, bisogna fare molta, molta, molta attenzione, nel senso che, vedete, come dice San Luigi Maria Monfort, il demonio non perde tempo ad andare ad inquinare le cose che sono già molto imperfette e grossolane. Il demonio si occupa delle cose serie, d'accordo? Delle cose che lui sa essere pericolose per lui. Il regno della divina volontà non è che è pericoloso per lui, di più, lo è enormemente, perché un'anima fusa veramente col divin volere, non a chiacchiere, direbbe San Giovanni, né con la lingua, né con quattro fiat e quattro lati attuali, d'accordo? Ma realmente è un pericolo pubblico per l'inferno, capite? Lo è. Questo è come chi fa la consacrazione Monfortana, totus tuus, che c'ha fretta con troppa grossolanità. Si mette una bella catenella al collo, al polso, dove gli pare, d'accordo? Ecco, poi ogni tanto dice qualche Magnificat, ogni tanto dice la coroncina 12 stelle e pensa di essere consacrato totus tuus, d'accordo? Poi se la Madonna dice in qualche messaggio, specialmente alle signorine, che non gli piacciono i pantaloni, e lo ha detto più di qualche volta, la signorina comincia subito a dire, eh sì, però cosa? Cioè, se tu sei una schiava di Maria, se vuoi essere una schiava di Maria, te l'ha ordinato il medico di farti schiava di Maria, no! Ma se la Divina Maria non può contare sui suoi schiavi perché quello che vuole lei sia vissuto, ma su chi deve contare? È tu che ti sei offerto, offri pure il valore delle buone opere, presenti, passate e future, tutto te stesso, d'accordo? Fino al sangue nella consacrazione totus tuus, anzi manco buono rinunciare a un paio di pantaloni per mettere un vestito femminile, è questa la. Oppure un maschietto, d'accordo? Perché sempre con le donne. Dato che ancora abbiamo lo strascico dell'estate, un maschietto consacrato totus tuus che entra in chiesa in pantaloncini, perché fa caldo, non è buono a mettersi 40 centimetri di stoffa in più per rispetto al luogo sacro, quella con consacrato totus tuus, ma scusate, no, per favore, no, capite? O che non si abbiano dei modi miti, umili, affabili, dolci, ma proprio il tratto di Gesù e di Maria, che era proprio questa profonda umiltà, questa profonda modestia, no? Questo non ostentare, cioè il regno nella divina volontà è il regno del nascondimento, cioè le anime più addentro nella divina volontà, sapete chi sono? Sono quelle che non fanno nessun gesto esteriore clamoroso, d'accordo? O ostentato, d'accordo? Hanno questa fusione interiore con Dio, lavorano interiormente nella ricerca continua dei divini voleri, si fondono costantemente. Pensate a tutte le cose che si capitano durante il corso della giornata, no? Tutte e nessuno esclusa, se io sono entrato nel regno della divina volontà, qualunque cosa accada, fosse pure una minima, una zanzara che mi sta dando fastidio, io devo imparare a riconoscere nella zanzara che mi dà fastidio la divina volontà, d'accordo? E quindi reagire in maniera consona alla divina volontà. C'è un cambio di programma, c'è una cosa che mi sarebbe tanto piaciuta e poi per una serie di circostanze a me magari anche bellissima,
D'accordo, santissima, un incontro, non so, con santo prete, un pellegrinaggio, quello che uno vuole. Quindi una cosa bella, ma che Dio dispone gli eventi in modo tale che questa cosa non può essere fatta, oppure non può essere fatta così come uno se l'aspettava, così come uno desidera. Io che faccio? Comincio a intristirmi, a incupirmi, o a dire, ma che divina volontà è? Scusate. Cioè, che capite? Io, e questo deve essere oggetto di esame di coscienza, capite? Perché soltanto non reagire abbracciandola con amore e proprio fondendosi è già un'imperfezione per un figlio del divino volere. Figuriamoci le cose che ho detto prima, tipo lo sparlare, tipo il curiosare, o tipo l'essere superbi e arroganti, che sono peccati, d'accordo? E possono diventare anche peccati gravi a seconda del contesto, no? Quindi questo deve essere assolutamente chiaro, altrimenti riduciamo questo, come dire, questo gigantesco, questo impressionante, cioè io, tutti quanti, tutte le persone che stanno seguendo le meditazioni o le catechesi, sanno, come dire, l'entusiasmo, spero equilibrato, d'accordo, e non fanatico, mi dorrebbe molto, che ha caratterizzato la mia persona quando ho conosciuto questo mondo, in cui sto cercando di entrare, d'accordo, ma mi sogno bene dal dire. Sono dentro, sono il figlio della divina volontà, sono, cioè, tutte le cose di cui sto parlando sono oggetto chiaramente di esame di coscienza e di confessione poi quotidiana, perché un figlio della divina volontà dovrebbe fare attenzione a queste cose quando fa l'esame di coscienza, quindi, e non semplicemente se ha fatto o non ha fatto 3.000 atti attuali, che attenzione, tutto ciò detto è importantissimo farli, perché ogni volta che io faccio un atto attuale, Gesù dice, creo un sole, d'accordo? Fa sorgere tanti altri soli in cui resta duplicata la mia vita, con tale vivezza di luce e calore da formare altrettanti nuovi soli, l'uno più bello dell'altro. Attenzione, non sto facendo una catechesi per minimizzare quello che ha detto Gesù, sto facendo una catechesi per esaltarlo e per però prevenire. A proposito di atti preventivi, un uso distorto di queste stupende verità che il Signore ci dona. Capite? Allora, come faccio io a rendermi conto di tante questioni? La soluzione migliore sarebbe meglio, perché guardate, ci ho fatto le catechesi a suo tempo su Radio Buon Consiglio, chi ascolta queste meditazioni volesse approfondire, si chiamano Chi sono io? In verità, per poter amare, ci sono i video su YouTube, ci sono le catechesi in MP3 sul mio sito. Noi abbiamo un problema. Il problema è il nostro io cieco, cioè che non vediamo, d'accordo, alcune cose in noi che non vanno, e c'è il problema profondo, da un punto di vista ascetico, ci sono fiumi di inchiostro che sono state scritte da santi uomini su questo punto, che è quello dell'illusione spirituale, cioè di chi si pensa che sta camminando verso la santità o di essere mezzo santo, ma invece sta semplicemente illudendo o ingannando se stesso. D'accordo? Il Vangelo, anche il Nuovo Testamento, è pieno di queste cose. Gesù tante volte ha ammonito, sia in termini tranquilli, ma a volte anche in termini severi, come quando si è scontrato con gli scribi e farisei, da questo pericolo. Poi c'è il problema che Gesù stesso dice del ritorno della volontà umana, che il ritorno della volontà umana è un continuo pericolo, d'accordo? Volontà umana significa agire in modo umano, pensare in modo umano, guardare in modo umano, operare in modo umano, con fini umani. E qui c'è tutto il lavoro delicato di andare dentro il nostro cuore, ascoltando il nostro cuore, vedere perché, per chi agiamo, capite? Se agiamo veramente almeno a livello di intenzioni per la gloria di Dio, o se stiamo cercando noi stessi, perché il nostro io ritorna in 100 miliardi di modi molto raffinati, capite? Il mondo della spiritualità può essere un mondo in cui una persona che si è sentita non accolta, non accettata, non amata, è un modo, come dire,
raffinato e sublime, ma di andare sempre solo a cercare se stesso, la propria gratificazione, a volte la stima e il consenso degli altri, capito? Perché se io entro nel regno della Divina Volontà e frequento un gruppo della Divina Volontà, c'ho il padre spirituale che è vicino alla Divina Volontà, se io mostro che sono tutto addentro in questo mondo, tutti mi vorranno bene, mi considereranno, mi stimeranno, eccetera, ma il fine profondo non è la santificazione, ma è andare a cercare attraverso questo escamotage quello che hai sempre cercato in tutta la tua vita, d'accordo? Magari in modi o umani o peggio, alcune volte peccaminosi, no? Allora, su questo bisogna fare attenzione, d'accordo? Stavo accennando prima e concludo, il demonio non contraffà le cose da quattro soldi, il demonio cerca di falsificare i beni preziosi. Quindi San Luigi dice che il demonio non va a creare danni tra le bazzecole, ma tra le devozioni serie. E quindi lui diceva, cercherà, se non riuscirà a distruggere la vera devozione a Maria, cercherà di farla diventare una barzelletta, come molti diventano, ve lo assicuro, perché ho già conosciute tante situazioni di questo genere. Così come non può, adesso ci ha provato in qualche modo, distruggere gli scritti di Luisa, ma di Luisa c'è un processo di canonizzazione in atto, c'è tutto un altro. Un'operazione adesso di ulteriore revisione degli scritti in tutto e per tutto, quindi non ci riuscirà a far sparire dalla circolazione il libro di cielo, però lavorerà perché queste cose diventino la barzelletta delle persone intelligenti, perché insomma un uomo di chiesa che dovesse vedere certe situazioni è chiaro che direbbe ma che cos'è sta roba? Cioè, vissuta nei modi maldestri e brutti, insomma, che ho descritto in una parte di questa meditazione, cerchiamo sempre di comprenderci bene, no? Quindi, concludendo, togliere la pietruzza della propria volontà non è un'operazione così, dice, ah, va bene, signore, tolgo la pietruzza della mia volontà e viene a scorrere in me. Non è purtroppo così semplice, quindi bisogna certamente dirlo e offrire questa cosa al Signore, ma soprattutto bisogna farlo, ecco. E poi andare a riscontrare i frutti, perché se stiamo nella divina volontà, cioè sempre, come dire, dai frutti si conosce l'albero, dice Gesù, no? Ecco, i frutti del regno della divina volontà sono ben precisi, quindi tra cui una grandissima pace, una grandissima e costante gioia, una uniformità regolare, diciamo così, no? Alla divina volontà che si manifesta nella nostra vita, una grande umiltà, una grande carità e comunione con tutti. D'accordo? Perché Dio è questo, d'accordo? Bisogna imparare anche il discernimento degli spiriti, no? Da dove si vede che siamo mossi dallo spirito buono e dove si vede che invece non c'è niente di buono in noi. Lì non c'è possibilità, capite? Se uno accetta di sottoporsi a questi esami ascetici, è già ampiamente al riparo dall'illusione spirituale. Ovviamente la cosa migliore sarebbe accettare di farsi aiutare, ecco, guidare, condurre da chi sta un pochino avanti nel cammino con estrema umiltà, usando quello che la Chiesa che ha sempre chiamato la direzione spirituale e esercitando la virtù unica, ecco, e poi tra l'altro molto molto adatta alla divina volontà, che è l'ubbidienza, senza la quale, come sappiamo dai maestri di spirito, niente di quello che facciamo può essere perfettamente al riparo dall'inganno e dall'illusione. Bene, facciamo il nostro minuto di silenzio e poi concludiamo la meditazione. O mia Divina Maria, aiutami a
ad entrare in questo santo regno del divino volere, soprattutto imparando in tutto a fare il sacrificio della mia umana volontà, che è una delle cose più importanti per entrare in questo mondo tutto divino, per essere ad esso fuso e per far scorrere tutte quante le nostre azioni, ovviamente buone e compiute nell'ambito del lecito, del buono, del migliore o dell'ottimo dentro il divino volere. Ti prego al tempo stesso di liberarmi dai pericoli della cecità spirituale, che io non veda purtroppo le cose che in me non vanno, e dalla peste pericolosissima dell'illusione spirituale. Aiutami a vivere nel profondo nascondimento, nella profonda umiltà, questo dono immenso che il Signore ci ha donato, senza nessuna ostentazione, senza nessuna clamore, rumore, ecco, e peggio ancora, ecco, fanatismo o esasperazione, esagerazione, che non fanno bene né alla mia anima, né tantomeno alle anime di coloro che il Signore, anche attraverso di noi, attraverso di me, chiama al dono della divina volontà. Il tuo santissimo manto virginale e soprattutto la tua vita perfettissima nella divina volontà siano una sola cosa con me e mi preservino da ogni male e mi conducano sempre più e sempre meglio nel regno santo e benedetto del divino volere. Concludiamo con la preghiera che riprende una parte dell'atto preventivo. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di una volontà a pensare nella mia mente, vieni di una volontà a circolare nel mio sangue. Vieni di una volontà ad ascoltare nelle mie orecchie, a guardare nei miei occhi, a parlare nella mia voce, a respirare nel mio respiro, a palpitare nel mio cuore, a muoverti nel mio moto. Vieni nel mio camminare, vieni nel mio scrivere, nel mio leggere, nel mio operare, nel mio soffrire, nel mio offrire tutto ciò che oggi mi metterai dinanzi. Vieni divina volontà nel mio adorare, per me e per tutti. Vieni nella mia partecipazione alla Santa Messa, vieni in questa comunione mia con te, perché intendo non solo donarti all'anima mia, ma a tutte le anime che ti ricevono per dare gloria al Padre. Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi. Vi benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.